La mostra Still Life Remix è un'indagine a natura morta nell'arte contemporanea che prende spunto da Expo, questa, diciamo, Feeding the Planet, Energy for Life, e come questo tema possa essere declinato nel mondo dell'arte contemporanea. La natura morta è un genere pittorico, diciamo classico, che dalla fine del Cinquecento in Europa in particolare viene praticato da molti artisti e arreda le sale da pranzo, prima aristocratiche e poi borghesi. E l'indagine di come questo genere venga in qualche modo lavorato dai giovani artisti è uno spunto interessante. Quello che ci ha sorpreso è come in realtà sia un genere molto vivo, come in realtà in fondo non c'è da stupirsi, perché guardando indietro le avanguardie storiche hanno spesso usato la natura morta come format per trasformare il loro modo di lavorare, quindi dal cubismo che usa le nature morte a Matisse, Chagall, hanno usato sempre questo genere, diciamo, codificato per provare a rompere gli schemi. In questo caso abbiamo invitato una serie di artisti, alcuni sono già dei maestri affermati, alcuni giovani, a raccontare la natura morta modificandone anche i codici, quindi non sono tutte opere bidimensionali che riproducono quello che, diciamo, è lo standard, cioè il vaso di fiori o il cesto di frutta e cibo, ma prendono spunto da questo tema. Quindi un artista come Mondino, che è un artista in questo momento viene riscoperto dalla storia dell'arte, presenta questo torso torsolo, quindi che è un torsolo di mela il cui dentro è scolpito a torso, fatto di marmo, quindi ironizzando sul fatto che il torso aveva il diritto a essere ritratto in marmo, il torsolo di mela no, e quindi crea un cortocircuito. Nicola Sparti, un giovane artista svizzero formato a Glasgow, che nasce come graffitaro, crea questo wall drawing che si chiama Giant Fruits, frutta gigante, in cui trasforma l'ambiente della cantina in un posto surreale in cui i colori di questa frutta ti portano in una specie di viaggio psichedelico mentale. E quando l'ho interrogato su perché dipingere mele e pere, e lui mi ha risposto: perché se dipingo un iPad tra 50 anni o non sanno cos'è o è comunque passato. Dipingere una mela è una cosa che la riconoscevano 300 anni fa, ma tra 300 anni io sono sicura che una persona che lo guarda sa cos'è una mela e può entrare in rapporto con il col lavoro. E secondo me questo tema del fatto che il cibo nella sua quotidianità offra agli artisti una chiave di dialogo con un fruitore anche non addetto ai lavori è molto vero. Un lavoro come quello di Shimabuko, che è un lavoro concettuale in cui due pomodori e due lime, uno che galleggia e uno no, vengono messi in un moto perpetuo in un catino d'acqua, è un lavoro in realtà di una semplicità che però apre una poesia, la poesia degli oggetti comuni, di questi momenti di magia in cui delle cose normali fanno delle cose che ti aprono a una riflessione. Il lavoro di Matt Collishaw, in cui l'artista ha ritratto l'ultima cena dei condannati a morte americani come fossero delle nature morte del 600, è un lavoro molto inquietante, molto forte, in cui per esempio quel piccolo bicchiere di Coca-Cola sembra un Vermeer e però apre a tutta un'altra visione sulla nostra società contemporanea. Alcuni artisti giocano proprio invece con l'iconografia classica, quindi Shirana Shabazi crea in versione Technicolor pubblicitaria la canestra di Caravaggio, Elisa Strinna la modifica aggiungendo la frutta esotica. Santo Tolone presenta quattro nature morte in cui la frutta è spelata, e sembra buffo ma nessuno ha mai dipinto una natura morta con la frutta spelata, e le chiama come nomi di donna, quindi ironizzando sul nudo nella storia dell'arte e il fatto che le donne vengano ritratte. Un maestro come Hans-Peter Feldmann usa dei vasetti di plastica assolutamente kitsch che si trovano nelle Chinatown, girandoli di 90 gradi, installandoli sul muro, crea una specie di affresco contemporaneo di un paesaggio. Ori Gerst, questo artista di Tel Aviv, crea delle composizioni partendo da dei quadri del 600 e poi le fa esplodere filmandole in alta definizione, perché secondo lui c'è un rapporto perverso e molto stretto tra violenza e bellezza che in questo modo viene raccontato, fino a dei giovani artisti come Kalla Henkel e Max Pitegoff che raccontano la natura morta del tavolo di un artista che al di fuori della grandiosità dell'opera d'arte deve fare i conti, e quindi per il commercialista, per la tua galleria, e quindi gli scontrini che stanno dietro a un lavoro. Giorgio Andreotta Calò, che ha fatto la fusione in bronzo di queste conchiglie d'abisso e quindi, come spesso fa nel suo lavoro, cattura il passare del tempo in bronzo, mostrando però una cosa come l'idea di tessere il bisso a una tradizione molto lunga e una vita, diciamo, naturale. E
Quindi quello che è interessante in realtà è proprio far vedere queste diverse nature morte e permettere al pubblico di uscire con un'idea di come un tema così classico possa essere trasformato e come l'arte contemporanea davvero ti faccia vedere il mondo in modo diverso. In particolare, per esempio, penso a Thomas Grünfeld, che crea un misfit, questi suoi animali che sono disadattati perché non hanno un habitat naturale, in cui in questo caso c'è un pavone, un pezzo è un coniglio albino, uno struzzo, e quindi, non so come dire, è una strana presenza che ti invita a entrare, è morto, non è morto, ma attiva un differente rapporto tra naturale e artificiale.